avrete già visto, già soltanto dal programma di questa rassegna, il vuoto è una specie di concetto universale, si trova dovunque, in tutte le discipline umanistiche, scientifiche e così via. Ed è interessante perché in un certo senso è sempre lo stesso concetto, che però si ripresenta sotto forme diverse, come se fossero delle metamorfosi. Ad esempio ho sentito citare già il fatto che avete parlato con il musicista del vuoto e naturalmente l'analogo del vuoto nella musica, il silenzio, uno potrebbe immaginare che è semplicemente ciò che c'è fra le note. Però non so se ve l'ha detto il musicista, che a volte, e questo è interessante nella musica, ci sono dei silenzi accentati. Cioè quando uno legge lo spartito, no? deve mettere l'accento sul silenzio. Come si fa a mettere l'accento sul silenzio? Avrete tutti sentito la quinta sinfonia di Beethoven, di cui ricorderete l'inizio, no? Che è il famoso ta-ta-ta-tan, no? Beh, se voi guardate lo spartito di questo ta-ta-ta-tan, no? Ovviamente, come sentite, no? Le prime tre note sono sottovoce, diciamo, e poi la quarta, no? fa un colpo, il che significa che lì ci deve essere un accento, e ovviamente l'accento viene automaticamente perché è agli inizi della seconda battuta. Ma come si fa a togliere l'accento dalle altre note? Perché non è ta 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 ta, no, perché sarebbe molto diverso. Bisogna mettere agli inizi della prima battuta una pausa, cioè la quinta sinfonia incomincia con un silenzio. E questo silenzio, poiché è agli inizi della battuta, è un silenzio accentato, però ovviamente silenzio accentato o silenzio sussurrato sono uguali, no? Nel senso che c'è soltanto un grado di silenzio. E questo è un modo interessante di far vedere come nella musica appunto la mancanza di suoni a volte sia altrettanto importante che la presenza dei suoni. Cioè noi in genere pensiamo alla musica soltanto come appunto alle note che sentiamo e non facciamo attenzione al fatto che queste note acquistano il loro valore anche in base ai silenzi che vengono inframmezzati e dove vengono messi questi silenzi. Nella pittura, per esempio, il silenzio, o meglio il vuoto, cosa potrebbe essere? Beh, ovviamente nella pittura ci sono i colori, no? Quindi sappiamo ormai da secoli, cioè da quando Newton ce l'ha spiegato con i suoi esperimenti di ottica, che anche nei colori ci sono tante gradazioni, ci sono colori fondamentali, ci sono mescolanze di colori, c'è un colore che è la somma di tutti i colori. Questa è stata una grande scoperta naturalmente che ha cambiato la storia della fisica, soprattutto dell'ottica, che è il colore bianco. Si pensava che il bianco fosse appunto l'assenza di colori ed è stato invece Newton con il suo famoso esperimento con il prisma, che è questo giocattolino che veniva venduto alle fiere, lui ne compra uno e come fanno i geni usano i giocattoli, come fece anche Galileo, anche il cannocchiale era un giocattolo che veniva venduto nelle fiere, cannocchiale si capiva a che cosa serviva, perché ovviamente siamo tutti curiosi di vedere cosa succede nelle case altrui ed è interessante, no? Riuscire a focalizzare magari, no? Una lente sulla finestra del vicino. E Galileo però ci giocò puntandolo altrove, puntandolo sulla Luna, sulla Via Lattea, sui pianeti e così via. E Newton fece la stessa cosa, lì era più difficile perché come si può giocare con un prisma? Il prisma oggi sarebbe semplicemente un CD, molti di voi avete usato, vi siete trovati dei CD per mano e vi sarete accorti che se guardate i CD con la luce radente vi accorgete che esce fuori lo spettro dei colori, no? Perché fanno lo stesso effetto che facevano i prismi di una volta. E lui capì che appunto prendendo un raggio di luce bianca che passava da un buco della finestra o delle persiane chiuse e facendo passare questo raggio dentro un prisma, la luce bianca si apriva come se fosse un ventaglio e uscivano fuori i colori dello spettro.
Poi a Newton venne un'idea, disse, ma non sarà mica anche che se ci metto un altro prisma al contrario, no, poi succede il contrario, cioè non soltanto si può aprire il ventaglio, ma la si può anche richiudere. Però ci volevano due prismi, quindi dovette aspettare l'anno dopo letteralmente perché arrivasse di nuovo la fiera del paese, sperare che arrivassero quelli che vendevano i giocattoli e ci fosse anche il prisma, il secondo prisma, e a quel punto il famoso cosiddetto experimentum crucis, quello che dimostrò praticamente la teoria newtoniana della luce, e si accorse che appunto questo ventaglio che era stato aperto con un prisma si richiudeva e la luce diventava di nuovo bianca. E a questo punto allora uno capisce che c'è un pieno di luce, che è il bianco, e cosa sarà il vuoto di luce? Il vuoto di luce è semplicemente il nero. Oggi lo sappiamo perché quando gli astronauti per esempio vanno in giro si dice per l'universo, ma in realtà no, poco oltre la Terra, no? Al massimo sono arrivati fino alla Luna, però quando si guarda il cielo di notte si vede, no, che quando non c'è luce, no, effettivamente il colore è il nero. Quindi il nero è l'analogo del vuoto nella musica, così come il silenzio, nella pittura, nei colori, così come il silenzio lo era nella musica. Naturalmente i filosofi poi, e lo vedrete con Givone, ovviamente si sono sbizzarriti a parlare di ciò che si può fare con il silenzio. Forse la cosa più famosa, l'espressione più famosa che è stata fatta al proposito è quella di Wittgenstein, che alla fine del suo primo famoso libro, il Trattato Logico-Filosofico, l'ultima proposizione, parlava proprio del silenzio, su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere, no? Tra l'altro la cosa è collegata anche con la musica, perché da Ponte, che poi molti di voi conosceranno come il librettista di Mozart, delle grandi opere italiane di Mozart, aveva una sua versione di questa espressione di Wittgenstein, ante litteram naturalmente, erano quasi due secoli prima, un secolo e mezzo prima, no? L'idea di da Ponte era che su ciò di cui non si può parlare si può cantare, e infatti le opere sono fatte apposta per quello. Le opere, come voi sapete, le nozze di Figaro erano state proibite in Francia perché sapevano troppo di rivoluzione, no? Quindi era bene non farle. Quando lui le propose invece a Vienna, la prima reazione dell'imperatore fu: questo è un libro proibito, non si può parlare. E da Ponte disse appunto quello, dice sì certo non si può parlare, però cantare è diverso, no? E anche poi Umberto Eco giocò su queste cose, no? Naturalmente lui diceva su ciò di cui non si può parlare si può raccontare, che è una cosa un po' diversa, è sempre un parlare, ma un parlare non affermativo, no? Bensì un parlare in qualche modo così divagatorio, no? E vedete che appunto tante immagini diverse. Il vuoto, quando poi ci si avvicina un po' di più alle cose che interessano a noi, diventa l'analogo del nulla per quanto riguarda la presenza degli oggetti, no? In fisica l'analogo del vuoto è per l'appunto l'idea che non ci sia materia. Ora, uno potrebbe dire, beh, questa è un'idea abbastanza ovvia, no? che tutti avranno sempre avuto, eppure la cosa interessante è che per millenni nella storia occidentale il vuoto in fisica veniva completamente aborrito, non c'era, si pensava, non ci doveva essere, non poteva esserci, e c'erano soltanto per un paio di millenni, ci furono soltanto quattro persone nella storia che credettero invece all'esistenza del vuoto. Quella forse più nota a noi, perché è la più vicina anche, benché sia ormai 2000 anni fa, è il poema di Lucrezio, il De Rerum Natura. Molti di voi l'avranno letto, non tanti perché, come diceva Primo Levi, questo è un libro che non si legge a scuola perché puzza di zolfo, no? E naturalmente ha una visione materialistica della realtà, non proprio atea, ma sicuramente anticlericale, no? Quindi insomma lo si fa leggere poco volentieri nelle scuole, e si fa molto male perché quello è stato l'inizio praticamente della scienza moderna, nel senso che nel libro di Lucrezio c'è già praticamente in qualche modo in nuce quasi il percorso di ciò che poi la scienza farà nei secoli successivi e soprattutto negli ultimi secoli. Anzi,
Addirittura in alcuni libri di Lucrezio ci sono delle teorie che quando poi i fisici le leggono o le lessero rimasero sorpresi di quanto vicine fossero alle cose che facevano loro. Per esempio nel secondo libro, quando Lucrezio parla di tutti questi atomi e del loro comportamento, Maxwell, che era l'originatore della teoria dell'elettromagnetismo e anche della teoria cinetica dei gas, lo lesse e disse: sarebbe proprio una cosa spiacevole che Lucrezia non pensasse esattamente alle cose che stiamo pensando noi oggi. Lui era nell'Ottocento, naturalmente, no? Cosa c'entra il vuoto con Lucrezio? Beh, mi sono lasciato scappare la parola atomo, anche perché quando si parla di Lucrezio è difficile non farsela scappare. Il suo è un inno all'atomismo, a una visione completamente materialistica della realtà basata su questi mattoni che sono gli atomi che si mettono uno vicino all'altro. E però se uno pensa che ci siano gli atomi, se pensa che le cose siano fatte di mattoni, e dove non ci sono i mattoni, cioè tra un mattone e l'altro, e non ci deve essere niente. E dunque l'atomismo in realtà portava con sé la nozione del vuoto in fisica, cioè se uno crede all'esistenza degli atomi deve credere al fatto che c'è anche il vuoto. E questo nessuno ci credeva. Lucrezio non era un filosofo, ovviamente era un letterato, ma lo dichiara apertamente nel suo libro, che lui prendeva ispirazione dalla filosofia di Epicuro. E Epicuro, che è considerato appunto il grande atomista dell'antichità, anche lui non era stato il primo a pensare in questi termini. Ancora prima di lui era venuto Democrito, al quale noi attribuiamo perlomeno l'etimologia, o meglio la parola, la coniazione della parola atomo, indivisibile, questo significa in origine. E prima di Democrito c'era stato il suo maestro Leucippo, e questi sono i quattro atomisti dell'antichità: Leucippo, Democrito, Epicuro e Lucrezio. E nessuno ha creduto alle teorie di questi atomisti fino praticamente al 600. Quando poi arrivò, tra l'altro, Galileo, ma più che Galileo, il suo allievo, Torricelli, che dimostrò poi l'esistenza del vuoto col famoso esperimento da cui poi nacque ovviamente il barometro, il termometro, eccetera, no? E di lì in poi allora effettivamente gli scienziati incominciarono a pensare in termini atomistici. La chimica moderna naturalmente oggi è basata su quello. La cosa interessante però è che se voi guardate il mondo dal punto di vista della chimica o della fisica chimica, cioè vi accorgete che non soltanto ci sono gli atomi e dove non ci sono gli atomi, come nei mattoni, tra di loro c'è il vuoto. Se la metafora è quella della casa, beh, la casa è fatta soprattutto di mattoni e il vuoto tra i mattoni è molto poco. Mentre invece se voi guardate all'immagine che ci danno i chimici di come sono fatti gli atomi, vi accorgete che in realtà lì è esattamente il contrario, che quasi tutto è vuoto. E la materia sta soltanto in piccoli spazi, in particolare concentrata dentro il nucleo, poi attorno ci sono queste farfalline che girano questi elettroni. Però l'atomo, spesso lo si fa come metafora, no? È come se fosse un campo da calcio, no? E al centro del campo da calcio c'è il pallone, quello è il nucleo dell'atomo, e tutto il resto però, lo stadio, è vuoto. E ogni tanto ci sono delle mosche che girano, che sono gli elettroni. Questa è l'immagine che noi dobbiamo avere. Quindi sembra che il vuoto sia un argomento marginale, no? Uno dice, oh, questi pazzerellini, no? che vengono a sentire, no? Le conferenze sul vuoto. Poi però se andiamo a vedere appunto l'immagine che ci viene data dai fisici e dai chimici, ci accorgiamo che il vuoto è tutto. Poi ci sono delle piccole cose, no? che è la materia, diciamo così, no? Qua e là. Ma quella è l'eccezione, praticamente la regola è che siamo immersi completamente nel vuoto. I fisici naturalmente pensano al vuoto in tanti modi diversi, questo è uno appunto, l'assenza di materia. Dove non c'è la materia c'è il vuoto. Non è proprio così oggi, o meglio oggi, nell'ultimo secolo ci siamo accorti che le cose sono un po' più complicate. Quando non c'è la materia come noi la intendiamo, ci può essere parecchia roba,
no? Sia nel piccolo che nel grande. Per esempio nel grande, voi sapete che Einstein è stato colui che ha trovato le famose equazioni della relatività generale che permettono addirittura in un certo senso di descrivere l'intero universo. E sono equazioni, come tutte le equazioni hanno un segno uguale, no? Da una parte ci sono due, da una parte dall'altra ci sono due oggetti matematici, di cui stasera tranquilli non parleremo, che comunque si chiamano tensori, no? E sulla sinistra c'è un tensore che in realtà descrive la geometria del mondo, ci dice come il mondo è fatto, se è piatto, se è curvo, e se nel caso che sia curvo, se è curvo all'insù o se è curvo all'ingiù, no? E così via. E dall'altra parte invece di questo uguale c'è un altro tensore che descrive appunto quello che si chiama la materia barra energia. Sulla sinistra c'è lo spazio barra tempo, perché Einstein ha messo insieme queste due cose, lo spazio e tempo, e dall'altra parte c'è appunto la materia energia, che è quello che, secondo un'espressione di un grande fisico dello scorso secolo che si chiamava Wheeler, come mai c'è un'uguaglianza in cui da una parte c'è la geometria e dall'altra parte c'è la materia e l'energia? Beh, diceva Wheeler, quello che le equazioni di Einstein ci dicono è che in realtà la materia dice allo spazio-tempo come deve curvarsi e lo spazio-tempo dice alla materia come deve muoversi, no? Quindi ci sono questi due aspetti messi dentro questa equazione. Però uno, quando ha un'equazione, spesso la vede, per esempio in matematica, uguagliata a zero. Anche nel caso dell'equazione di Einstein si può fare così, si può prendere la parte sinistra, la geometria, e dire, beh, supponiamo di vedere come potrebbe essere un mondo in cui la geometria, o meglio, un mondo vuoto, no? Per l'appunto, un mondo senza materia e energia. E uno dirà, vabbè, certo, allora sappiamo tutti come è fatto lo spazio vuoto, ce l'ha insegnato già Euclide, no? E lo spazio piatto, quello che chiamiamo appunto lo spazio euclideo, l'unica differenza è che Euclide pensava in tre dimensioni e Einstein invece, poiché c'è anche il tempo, pensava in quattro dimensioni. E invece la cosa interessante è che quando noi prendiamo questa descrizione della geometria data da Einstein, così è il mondo, quando c'è questa materia e diciamo, beh, la materia non c'è, che cosa succede? Oltre a questa soluzione che ho appena accennato, cioè lo spazio quadridimensionale piatto praticamente, no? Esattamente come quello che ci insegnano a scuola quando siamo bambini, ci sono altre soluzioni. Per esempio, nel caso a quattro dimensioni, ci sono, qui vado a invadere, però, tu hai già parlato di queste cose? Forse no, forse sì, ma comunque ripetita Juvent, no? Naturalmente io vengo da Torino, no? Quindi quello che dice Juvent, no? Va bene, no? E ci sono delle superfici che si chiamano superfici K3, che assomigliano un po' al K2 che sta ovviamente sull'Himalaya, e il nome è stato dato da un signore che si chiama André Weil, anche per quello André Weil aveva passato credo un paio d'anni in India quando era giovane, aveva visto queste montagne, gli piacevano, no? E quindi in un certo senso ha richiamato queste montagne nel nome di queste superfici K3, e poi il K3 sta anche nel fatto che coloro che per primi avevano studiato queste superfici erano dei geometri, appunto, che, il cui nome, tedeschi, il cui nome incominciava sempre per K, Kummer e altri, no? Sempre col K, quindi 3K, no? E così via. E queste K3, queste superfici K3, vi consiglio di andare in rete, no? Come diceva Papa Giovanni, andate a casa, dite ai vostri bambini di accendere il computer e di farvi vedere, perché poi ormai sono i bambini che ci fanno vedere questo, no? Dice, cercami le superfici K3 e vedrete che cose meravigliose che saltano fuori, cioè ci può essere uno spazio-tempo curvato in maniera estremamente artistiche come queste superfici di K3, dovuto al fatto che in realtà l'universo potrebbe essere vuoto. In realtà si può andare anche oltre, perché le equazioni di Einstein sono fatte appunto in quattro dimensioni, ma si possono anche scrivere in sei dimensioni, no? E si può fare lo stesso gioco, si possono prendere le equazioni di Einstein per la geometria a sei dimensioni e vedere quali sono le soluzioni quando non c'è materia e energia, quando le si pongono uguali a zero.
E quelle vengono fuori delle superfici ancora più impressionanti quando uno le guarda, chiedete sempre appunto ai vostri bambini di farvele vedere, no? Che si chiamano superfici di Calabi-Yau. Calabi ovviamente è un nome italiano, il nome di un matematico che per primo ha immaginato che potessero esistere queste superfici. Yao è il nome di un cinese, credo, che è un matematico che molti anni dopo, decenni dopo, riuscì a dimostrare che queste superfici veramente esistevano e prese per questo la medaglia Fields, che è l'analogo del premio Nobel per la matematica. Quindi vedete come queste cose alla fine anche dai matematici sono considerate estremamente importanti, estremamente interessanti. E voi direte, e che cosa ce ne facciamo noi di queste superfici a sei dimensioni, tutte attorcigliate fra loro, che si chiamano superfici di Calabi-Yau? Beh, oggi stranamente la teoria delle stringhe, che è un po' la teoria di punta, diciamo, che cerca di mettere insieme la meccanica quantistica da una parte e la relatività generale dall'altra, è una teoria che in realtà ha 10 dimensioni. Le 4 dimensioni che conosciamo noi sono quelle solide, e le altre 6 come sono fatte? Si pensa appunto che le altre 6, in ciascun punto lo spazio sia arrotolato su se stesso come queste superfici di Calabi-Yau. Quindi quello che noi consideriamo il vuoto, no, per l'appunto lo spazio senza materia, può essere una cosa estremamente inventiva sia dal punto di vista geometrico che addirittura dal punto di vista artistico. Vedete come i fisici in realtà interpretano il vuoto in maniera abbastanza strana. Però finora ho soltanto accennato a questa idea che il vuoto sia ciò che c'è quando non c'è la materia, cioè l'assenza di materia. Ma ci può anche essere un altro modo di considerare il vuoto che deriva in parte da questo. Perché quando non c'è la materia, l'energia gravitazionale è il minimo che si può essere, no? E la materia che produce il campo gravitazionale, se non c'è, quello è il minimo che c'è. E allora i fisici hanno avuto l'idea di dire, ma noi potremmo chiamare il vuoto lo stato di minima energia, non soltanto per la gravitazione, ma anche in altri campi, per esempio nell'elettromagnetismo, no, e nelle altre forze che noi consideriamo. E quindi più in generale per i fisici il vuoto non è soltanto la mancanza di materia, ma è più in generale lo stato in cui il sistema o addirittura l'universo si trova quando l'energia di questo di questo sistema o di questo universo è minima. E naturalmente voi direte, ma per esempio nel caso dell'elettromagnetismo che cosa succede? Beh, lì è interessante perché lì interviene un altro campo, che è appunto quello della meccanica quantistica. E la meccanica quantistica, che ovviamente poi in parte si è sviluppata per studiare per esempio il comportamento e il moto degli elettroni, agli inizi insomma, no, in parte deriva dall'elettromagnetismo. Ora, tutti voi conoscete le correnti elettriche, no? E sapete che le correnti elettriche sono provocate dal fatto che ci sono degli elettroni che si muovono, no? Gli elettroni però sono fatti di, o meglio, hanno un'energia negativa. Quindi noi siamo abituati a pensare agli elettroni come un flusso, come un fiume, no? Che si muove con energia negativa. Però c'è stato qualcuno che si è immaginato di dire sì, però a volte, no, in questi flussi ci possono essere delle bolle. E quando ci sono delle bolle, così come dentro l'acqua, no, ci può essere una superficie, no, o meglio un volume di acqua, e dentro ci possono essere delle bolle dove non ci sono le gocce d'acqua. Cosa succede se quando c'è un fiume di elettroni ci sono delle bolle, dei vuoti, che lasciano degli spazi per l'appunto vuoti? Beh, quello è come se fosse un qualche cosa di contrario, no? Si crea all'interno di qualche cosa di negativo uno spazio che può essere considerato positivo, e se queste bolle si muovono, allora provocano delle correnti che sono cosiddette correnti virtuali, che non sono fatte di elettroni, cioè di materia negativa che si muove, ma sono fatte di buchi positivi che si muovono nelle direzioni contrarie.
E allora ci accorgiamo che questo vuoto, insomma, è molto presente, no? Non soltanto può esserci anche quando non ce l'aspettiamo, ma addirittura dentro il pieno che noi conosciamo ci può essere per l'appunto un sacco di vuoto che si comporta come se fosse una specie di immagine speculare di ciò che invece conosciamo. Dirac, che è uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, addirittura si immaginava, no? Diceva, ma che strani, gli elettroni, potremmo immaginarci quasi che il mondo fosse tutto pieno di elettroni, no? Pieno di energia negativa, e che poi ci fossero dei buchi fra questi elettroni proprio nella materia. E lui appunto se li immaginò come se fossero l'analogo degli elettroni, però al contrario, no? Cioè potremmo chiamarli, e lui così li chiamò, positroni. E naturalmente nessuno ci credeva, dicevano questi sono un po' così, no? Cioè si giocano con le parole. E poi invece si scoprì che effettivamente la meccanica quantistica aveva previsto l'esistenza di questi buchi diciamo in questo mare di elettroni, e questi buchi positivi si chiamano positroni, sono quelli che qualcuno di voi forse ha usato o ha visto usare meglio, no? In queste cose, no? Quando siete andati in ospedale a fare o a veder fare una PET. La PET vuol dire proprio quello, no? La P di PET è positroni, no? Una tomografia a emissione di positroni. E i positroni oggi, questi buchi positivi, no? Servono per l'appunto per queste cose. Sarebbe interessantissimo raccontare il comportamento reciproco degli elettroni e dei positroni che non si piacciono per niente. E infatti quando si incontrano si annichilano come i parenti, no? che non si amano fra loro, no? E che quando si vedono no? succedono dei guai. Ma non è quello che volevo fare oggi, perché in realtà, dunque che ore sono? Ho quasi finito il mio tempo e bisognerebbe anche parlare un pochettino di matematica. Ma ho voluto fare questa introduzione, questa lunga introduzione, perché anche in matematica ci sono dei buchi, che non sono quelli che pensate voi quando la maestra vi dice il suo figlio ha un buco in matematica, no? Che vuol dire che insomma c'è qualcosa che non funziona, no? Nel suo apprendimento. No, sono buchi appunto letterali. Naturalmente l'idea di buco arriva da molto lontano, adesso non vorrei avervi dato la brutta impressione che siano stati fisici a immaginarsi che ci possono essere dei buchi. Per esempio, tutti hanno sentito la parola caos, no? Di cui questa mia conferenza è un esempio, no? Concreto, no? Come sempre. No? E che la parola caos da dove arriva? Arriva in realtà dalla teogonia di Esiodo addirittura, no? Cioè molto indietro. No? E che cos'era il caos? Era una grande bocca vuota, aperta. Cioè era un vuoto, una caverna vuota, no, da cui poi ovviamente no, arrivava l'universo e venivano creati, visto che quella è una teogonia, no, venivano addirittura creati, no, gli dèi e poi gli esseri del mondo. No. Quindi il buco è un buco primordiale che sta lì, no? In fondo da dove può arrivare, no, l'universo e tutte le cose che ci sono, se non da qualche parte, no, che è appunto un buco. Ci sono anche buchi, queste cose è sempre complicato parlarne perché adesso viviamo in un periodo di politicamente corretto, se uno dice delle cose in certi campi che non sono tanto per la quale poi dopo subito, no, si riceve o delle denunce, no, così, no? Però questo può essere interessante da dire. Tutti voi avrete sentito parlare di una commedia di Shakespeare che si chiama Tanto rumore per nulla. Poi però se uno va a vedere, no, a leggere la commedia, dice ma dice cos'è sto nulla, no, di cui si parla e per cui si fa tanto rumore, e vi accorgerete che in realtà la commedia parla semplicemente di rapporti tra uomini e donne, naturalmente, no? E gli uomini si sa come sono fatti, no? Insomma pensano sempre a una cosa, no? Che però è un'immagine del vuoto ed è letteralmente un buco, no? E i vittoriani che non amavano tanto usare, erano come noi un po' pruriginosi, no? No, vedo che lei è un uomo, non mi faccia queste cose che poi dopo mi distrae, no? Non amavano parlare, non, di parlare delle cose col loro nome. Noi oggi parleremo più chiaramente, no? E
più prosaicamente di vagine, no? Però la vagina è semplicemente quello, no? È un buco. E allora loro lo chiamavano nulla, di modo che erano a posto, no? Di che cosa hai parlato? Di nulla, no? Cosa hai parlato col tuo amico? Niente, di nulla, no? Eccetera. E il tanto rumore per nulla è proprio questo, no? È il rumore che si facevano per tutte queste storie, che poi finivano sempre nell'unico modo in cui sono sempre finite le storie, no? In quel campo lì. Chiuse tutte queste parentesi, no? Così arriviamo finalmente invece ai buchi della matematica, di cui si può parlare, di cui nessuno si preoccupa, no? Non c'è il politicamente corretto qua. Ora voi direte: ma dove sono i buchi nella matematica? Per esempio, se voi tirate una retta, no, con la matita, no? E vedete che fate una retta continua, no? E non ci sono buchi, no? In teoria sembrerebbe così. Però se risaliamo un po' all'indietro, cioè a 2500 anni fa, quando i pitagorici incominciarono a guardare al mondo sotto l'idea e il linguaggio della matematica, voi sapete come è nato il pitagorismo, diciamo quasi una religione dei numeri. È nata quando Pitagora, che come voi saprete veniva da Samo, dove si fanno i vasi, tra l'altro i vasi anche loro, no? C'hanno un buco dentro, no? Ovviamente, anzi mi è venuto in mente che il taoismo, ad esempio, è una filosofia barra religione che è molto fondata sul vuoto. E una delle immagini che fanno è proprio questa, no? Dice, perché poi voi per esempio vi comprate un vaso. Dice, ma il vaso perché lo comprate? Dice, perché è bello, perché no, lo comprate perché per esempio volete metterci dentro dei fiori, volete riempirlo di acqua o di vino, o metterci, se è un po' più basso, no? Metterci dentro la minestra, eccetera. Il taoismo dice, vedete, sembra che le cose siano importanti, ma voi il vaso lo comprate per quello che non c'è nel vaso, lo comprate per il buco, no? che rappresenta questo vaso. E dunque l'idea del taoismo è proprio quella che il vuoto è l'essenza della vita e il resto, no? È semplicemente un contorno così. Per esempio i motti taoisti sono, dice, il grande macellaio è quello che non cambia mai il coltello durante tutta la sua carriera e che anzi non ha nemmeno bisogno di affilarlo. Perché? Dice, perché è uno che sa che quando deve tagliare la carne, deve tagliare i pezzi degli animali, eccetera, basta infilare il coltello negli interstizi, tra i vuoti che separano i nervi, la carne, le ossa, eccetera, no? E se uno continua a usare il coltello sempre mettendolo nel vuoto, no? Ovviamente il coltello non si usura mai, no? Questo è il grande macellaio, quello che sa capire dove è il vuoto, no? E così via. Vabbè, chiuse tutte queste parentesi, no? Torniamo a Pitagora. E Pitagora, appunto, che veniva da Samo, dove si facevano i vasi, approdò a Crotone, come voi saprete. E a Crotone fondò una scuola, che si chiamava Scuola dei Pitagorici, no? Per ovvi motivi, e era una scuola filosofica, voi sapete come sono i filosofi, no? Presto li vedrete nell'ultima puntata di questa serie, no? Soprattutto le scuole filosofiche sono come le comete, no? Cioè c'è una testa brillante seguita da una coda di detriti, no? E lì si vedrà, no, arrivare Givone, no? Forse Givone no, perché non è proprio uno di quelli, ma Severino per esempio, no? O Cacciari, no? Che arrivano davanti, no? Che si credono teste brillanti, no? E dietro tutti questi detriti che sono i loro discepoli, no? Che vanno avanti. E Pitagora guidava questa, lui era una testa brillante di sicuro, no? Guidava questa cometa per le strade di Crotone e ad un certo punto arrivò di fronte alla bottega di un fabbro ferraio e dentro ci sono i filosofi, certo, però per poter permettere ai filosofi di andare a passeggio, no, con la loro cometa, qualcuno deve lavorare, no? E in particolare, no, dentro la bottega del fabbro ferraio c'erano questi, no, con i martelli e l'incudine, eccetera, e si sentivano dei suoni, ovviamente, no? Bom, 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 tum. E Pitagora dice, avete sentito questo suono, che bello, quell'altro invece brutto, dice, non stanno bene insieme. Allora vollero vederci chiaro, entrarono dentro la bottega del fabbro ferraio e fecero degli esperimenti. Il primo esperimento era da filosofo, cioè presero due martelli uguali, li batterono sull'incudine e il suono che veniva fuori era uguale, no? Fin lì filosofo, no? Arrivava, però Pitagora era anche matematico e quindi andò un passo avanti, no? Prese due martelli diversi, questa volta uno doppio dell'altro o l'altro metà di uno, no? E batté sull'incudine e si accorse che i suoni erano la stessa nota,
ma non alla stessa altezza. C'era tra i due suoni una distanza che oggi i musicisti chiamano, il musicista è già venuto, quindi dovete basarvi a accettare quello che vi dico io, no? Chiamano un'ottava. In realtà questa è la leggenda che racconta Giamblico, le cose non funzionano così, se andate a casa, ammesso che abbiate delle lencudine e dei martelli e fate battere i vostri bambini, no, non sentirete queste cose, le leggi dell'acustica sono un po' più complicate. In realtà quello che Pitagora probabilmente fece fu di prendere delle corde di bue, che erano l'analogo delle nostre corde da violino o le corde della chitarra, di tendere queste corde e poi pizzicarle, no? No, come si fa appunto con la chitarra o col violino. E si sente un suono. Se uno dimezza la lunghezza della corda, no? E sente che il suono è lo stesso, però un'ottava sopra. Questo è il motivo per cui molti di voi saranno andati ai concerti rock che vedono sempre questi che fanno così, no? Con la chitarra, no? Perché? Perché vanno sempre più giù, no? E ogni volta che la corda diventa più corta, no? Il suono sale di altezza, no? Quindi corde cortissime, no? Fanno suoni molto alti e viceversa, no? Dall'altra parte. Ora qui uno può dire, vabbè, c'è bisogno di parlare che Pitagora doveva diventare così famoso perché il rapporto fra 2 e 1 è il rapporto dell'ottava, ma lui andò avanti, prese una corda, la divise in tre parti e poi provò con 2/3 o 3/2 e si accorse che in questo caso i suoni sono diversi, la corda intera e 2/3 della corda sono diversi, ma la loro distanza è quella che i musicisti chiamano una quinta. Poi provò con 4/3 e si accorse che in quel caso la distanza è una quarta. E poi giocando, andando avanti e indietro di quinte su e giù, si accorse che poteva dare dei rapporti numerici. Mi vengono a prendere già? È finita la mia cosa, no? Così. I rapporti numerici erano abbastanza semplici, no? Vedete, abbiamo usato i numeri 1, 2, 3, 4. E abbiamo già trovato i rapporti di ottava, quinta e quarta. Qui c'è qualcuno che ci vuole far sentire la cosa come funziona anche sul telefonino, no? Vediamo un po'. Per esempio, se uno spegne, chi è che ce l'ha? È fuori? È qualcuno sordo che ha un telefonino che suona e non sente che suona? Che cos'è l'inno di Pitagorico, no? I versi aurei? È lei? Ma si può anche spegnere, no? Semplicemente. Non è un millennial questo, no? È uno che... Ah no, è rimasto. Il martello... Ah, si aspetta... Ah, questo è un altro modo, sì. Se uno aspetta, prima o poi la batteria si scarica, no? E la suoneria finisce. Questo è un modo più elementare, no, di farlo. Pitagora alla fine riuscì ad associare delle frazioni a tutte le note della scala musicale e quindi incominciò a capire che i numeri interi, che potevano sembrare semplicemente dei giochetti, in realtà avevano qualcosa a che fare con il mondo che ci circonda e poi appunto facendo un balzo, diciamo così, di astrazione immaginò che la matematica fosse una specie di ponte che collegava due aree completamente diverse. Da una parte c'è l'area, appunto i martelli, le corde, eccetera, no? La fisica, quello fisiche, come direbbero i greci, no? La natura, le lunghezze delle corde, i pesi dei martelli, eccetera. Dall'altra parte invece c'è una cosa completamente diversa, perché il mondo della natura è oggettivo, è fuori di noi. Di qua invece c'era la musica, i rapporti, appunto le ottave, le quinte, le quarte, la musica che si può suonare con gli strumenti, eccetera. Notate che musiche in greco voleva dire tutto ciò che protetto dalle muse, cioè le arti. Oggi noi intendiamo per musica quello che loro chiamavano l'acustica, una particolare arte, no? E però queste due cose così diverse, il mondo oggettivo della natura e il mondo soggettivo delle arti, sono messe in collegamento da questa cosa che non sta né da una parte né dall'altra, così come sono i ponti, no? Che però collega le due parti, che è la matematica. Gli stessi numeri permettono di descrivere per esempio le lunghezze delle corde oppure gli intervalli musicali. E a quel punto Pitagora disse, va bene, allora tutto è matematica, no? Tutto è numero, è un po' un salto abbastanza ardito. No? E l'idea del pitagorismo divenne quella, il motto del pitagorismo. Tutto è numero come frazioni, no? Tutto è numero razionale. Quindi se uno vuole toglie il numero e diventa tutto irrazionale, l'inizio del razionalismo, la ragione permette di descrivere sia le arti da una parte che le scienze dall'altra.
E Pitagora divenne naturalmente, no, il divo che gli antichi conoscevano. Se non che, quando uno basa la propria filosofia su un motto di questo genere, poi se un giorno ti inciampi in qualche cosa che diventa complicato e non esprimibile, in questo caso per esempio con numeri razionali, sei finito. E loro si inciamparono molto, molto semplicemente. Per esempio, se voi prendete un quadrato e fate la diagonale del quadrato e poi dite: bene, adesso ho due grandezze, no? il lato e la diagonale del quadrato, e poiché tutto è numero, il rapporto fra queste due grandezze dovrebbe essere quello che si chiama un commensurabile. Ci deve essere un'unità di misura che misura sia uno che l'altro. Uno, per esempio, non so, è 10 e l'altro è 14, per esempio, no? E uno prova con un'unità di misura, dice: ah, guarda, il lato è esattamente 10. Adesso provo, dice, la diagonale è un po' più di 10. Allora non va bene, devo prendere qualcosa di più corto, no? Prendo un'altra unità di misura e provo, no? Dice: ah, guarda che bello, questa diagonale, no, sta esattamente, questa unità di misura sta esattamente 1400 volte, no, dentro la diagonale, e poi misuro il lato, dice, ma ci sta leggermente di meno, non è proprio 1000, no? Com'è possibile? Dice: no, non abbiamo trovato l'unità di misura giusta per misurare allo stesso tempo in maniera intera sia il lato che la diagonale del quadrato. E in effetti il teorema, uno dei grandi teoremi della scuola pitagorica è proprio questo, che la diagonale e il lato del quadrato sono incommensurabili, il loro rapporto non è un numero razionale, non c'è un'unità di misura che misuri simultaneamente il lato e la diagonale del quadrato in maniera intera. Notate che questo è un'avvisaglia di quello che poi arriverà nel Novecento. Il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg è una cosa analoga. Può sembrare strano quando ce lo raccontano i fisici il fatto che certe grandezze come la posizione e la velocità di una particella non si possono misurare simultaneamente. Allora ci dicono: questo è diventato, no, veramente una rivoluzione nel pensiero scientifico, no? Perché prima evidentemente non conoscevano nemmeno il teorema di Pitagora, no? Perché già con la diagonale e il lato del quadrato succedono cose del genere. Puoi misurare con molta precisione il lato, ma allora non puoi misurare la diagonale, oppure puoi misurare la diagonale e non puoi misurare il lato, no? E così via. Grandezze che poi i fisici, quali ovviamente ci sono molti fisici qui? No, i fisici, a parte te che sei un fisico matematico, però hai due nature come Giano, no? I fisici queste cose non le capiscono bene, quindi da questo punto di vista la diagonale e il lato del quadrato loro le chiamano grandezze ortogonali, che vuol dire perpendicolari, mentre invece la diagonale è 45 gradi, no, eccetera, ma questa è una battuta interna, diciamo così, al campo della fisica. Ora, cosa vuol dire però questo fatto? Vuol dire che se noi prendiamo una retta, no? E prendiamo un punto e diciamo: cominciamo a misurare le cose da questo punto, l'origine, no? E prendiamo una qualunque lunghezza e diciamo: questa è la nostra unità di lunghezza. Allora quello rappresenta il numero uno, perché ho usato l'unità di lunghezza dall'origine fino alla sua fine, poi lo rimetto un'altra volta, lì c'è il numero due, poi c'è il numero tre, poi c'è il numero quattro, eccetera, no? E poi posso cominciare a fare la metà, per esempio, certamente ci sarà un mezzo, ci saranno tre mezzi, quelli che ho usato prima, i quattro terzi, ci sono tutte le frazioni, no? Perché possiamo continuare a dividere e moltiplicare, no? Così. Il problema è: dove lo mettiamo la lunghezza della diagonale quando abbiamo tutti i numeri razionali ben disposti sulla linea, sulla retta? Il problema è proprio quello, perché ci hanno detto i pitagorici che la diagonale, no, è incommensurabile rispetto al lato, cioè non c'è un punto sull'insieme di tutti i numeri razionali disposti in fila, a partire da zero, no, e andando avanti verso l'infinito, non c'è un punto che corrisponde alla diagonale del quadrato, c'è un buco, è esattamente quello che si chiama così, no? Un buco irrazionale viene chiamato. Non perché sia fuori di ragione, no? Ma perché non è misurabile, no? da questo punto di vista attraverso numeri razionali. Voi direte: vabbè, c'è un buco, no? Non sarà un gran problema. Il problema è che se uno comincia ad andare a vedere si accorge che la retta dei numeri razionali è piena di buchi.
Anzi, oggi che siamo imparati, come si dice, dopo Cantor, si scopre che in realtà i buchi sono molto più dei pieni, esattamente come nel caso della fisica. Quando noi guardiamo gli atomi, poi ci accorgiamo, sì, dice, va bene, ci sono i nuclei, ci sono questi elettroni, ma è quasi tutto vuoto. La retta è esattamente così. Ci sono alcuni numeri razionali, pochi, e poi un sacco di buchi, molto di più. E uno dice, oi, cosa possiamo fare? Allora la matematica alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, cominciò a cercare di turare i buchi. Vedete che ritorna al vittorianesimo, no? Si pensa solo a quello, no? Tanto rumore per nulla, no? Turiamo tutti questi buchi irrazionali, no? Così. E come si fa? Bisogna definire quelli che sono i numeri così chiamati reali, perché gli altri sono razionali, no? E quindi questi sono reali. E i numeri reali si possono definire in tanti modi, per esempio attraverso delle successioni che si avvicinano, però qual è il problema? È che poiché ci sono questi buchi e i numeri razionali non li colmano, certo ci possiamo avvicinare con i numeri razionali sempre di più senza mai arrivare in quel posto, e allora per identificare quel posto dobbiamo usare infiniti numeri razionali. O se volete infinite cifre dopo la virgola. Però l'infinito è una cosa complicata. I greci aborrivano l'infinito, oltre al vuoto, no? Cioè non volevano gli estremi, diciamo così, non troppo poco e non troppo. L'infinito è troppo, il vuoto è troppo poco, no? Bisogna stare nel giusto mezzo. E quindi sì, certo, si possono riempire i buchi della retta razionale attraverso questi numeri reali che però fanno intervenire il concetto di infinito e poi dobbiamo metterne veramente un sacco. E questo è quello che si fece appunto verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Se volete un libro che è diventato un classico di divulgazione di cose di questo genere, è un libro di Bertrand Russell che si intitola Introduzione alla filosofia matematica. Notate il titolo, che dice filosofia matematica, perché questi sono problemi appunto che potrebbero sembrare un po' fuori. I matematici tutto sommato se ne fregano di queste cose, lavorano con i loro concetti un po' a braccio, ma i filosofi, soprattutto i filosofi della matematica, vogliono vederci chiaro. Non è così semplice definire i numeri reali perché, come ho detto, bisogna definire il concetto di infinito. Ora ve la faccio breve perché potrei andare molto a lungo, naturalmente. Per un po' di tempo i matematici vissero felici e contenti perché dissero, se prima avevamo i numeri razionali, se facciamo un'infinità di numeri razionali, andiamo a vedere dov'è che tendono questi numeri razionali, otteniamo i numeri reali. Poi però uno potrebbe dire, ma magari ci sono anche dei buchi tra i reali, no? E se facciamo invece delle successioni che si avvicinano sempre di più a un punto, tra virgolette, ideale, di numeri reali, cosa succede? Si pensava di essere arrivati alla soluzione del problema. I limiti di infiniti numeri reali, di successioni crescenti e limitate, sono ancora dei numeri reali. Ah, dice, bene, siamo a posto, no? Sembrerebbe che non ci fossero dei buchi nella retta razionale. Solo che poi, questo recentemente tra l'altro, pensate, comunque sempre nel Novecento e man mano verso la fine, nella seconda metà del Novecento, uno comincia a dire, ma scusa, com'è che hai detto che si fanno a rappresentare i numeri reali? Per esempio la famosa diagonale del quadrato, se l'unità di misura del quadrato è la lunghezza del lato, quanto vale, quindi vale 1, quanto vale la diagonale del quadrato? Vale 1,4142, poi purtroppo non continua così, non è che fa 4, 3, eccetera, no? Ma insomma diventa una successione complicata e che ha infinite cifre dopo la virgola. Agli inizi questo poteva andare bene perché si pensava che l'infinito, insomma quando uno arriva all'infinito cosa fa? Si ferma, no? Eppure si potrebbe tornare indietro di secoli perché ci sono state persone che già nel 500, pensate, che poi videro il 600 soltanto per 45 giorni perché finirono male, no? E sto parlando di Giordano Bruno, che visse nel 500, e Giordano Bruno scrisse un bellissimo libro che si intitola La cena delle ceneri, che molti di voi sapranno, no? Le ceneri sono il mercoledì delle ceneri, cioè il giorno di inizio della Quaresima. Ora, una volta, soprattutto nel 500 e nel 600, la Quaresima iniziava con un digiuno,
Certo che se uno scrive un libro che si chiama La cena delle ceneri, no? Il giorno dell'inizio del digiuno io mi faccio una bella cena con gli amici, insomma se la cerca, come si dice, no? Però questo è un bellissimo libro, tra l'altro, è il primo libro di divulgazione del sistema copernicano, prima di Galileo ovviamente, che venne una ventina di anni dopo, o meglio il suo libro sul sistema copernicano, Il dialogo sopra i due massimi sistemi, è del 1632 addirittura, quindi una quarantina di anni dopo, perché questo è verso la fine del Cinquecento. E in questo libro, ad un certo punto, Giordano Bruno dice delle cose interessanti, perché dice, supponiamo di essere su questa terra, no? E noi ci guardiamo attorno, no? E abbiamo semplicemente una visuale che ci permette di vedere una calotta sferica di questa terra, molto piccola ovviamente, perché noi siamo piccoli di statura, no? Quindi vediamo, non so quanto si potrà vedere lontano, forse un chilometro, due, no? Così, no? Però dice, se vogliamo vedere di più, cosa si può fare? Erano avveniristici, perché all'epoca non c'erano ovviamente gli aerei, i missili, eccetera, no? Però dice, c'erano gli angeli, no? Che potevano dare un'idea, no? Dice, supponiamo di essere un angelo, no? Che sale, no? E sale più in alto. Più si sale in alto, più ovviamente si può vedere un pezzo maggiore della Terra, no? E lui dice, beh, se continuiamo ad andare, vediamo sempre di più di cosa? Di metà della Terra. No? Supponiamo di essere al Polo Nord, per esempio, no? E saliamo sulla verticale del Polo Nord. Vediamo in teoria, ovviamente, no? Sempre la tangente alla Terra. Quando è che riusciamo a vedere tutto l'emisfero nord? Beh, non ci riusciamo mai, perché dovremmo arrivare all'infinito, no? per vedere tutto l'emisfero nord. Solo che Giordano Bruno non si accontenta, dice, è sotto? Dice, l'emisfero sud come facciamo a vederlo? Ed essendo Giordano Bruno dice, beh, siamo arrivati all'infinito, abbiamo visto metà della Terra, facciamo un passo oltre. Andiamo oltre l'infinito, no? Dopo averlo raggiunto, e ricominciamo. Allora cominciamo a vedere piano piano di sotto, e quando arriviamo all'infinito per la seconda volta, no? Vediamo anche di sotto. Ora, Giordano Bruno finì a rogo, e forse qualche motivo c'era, perché se uno dice delle scemenze del genere, no? Come fa? Non è che se vai oltre l'infinito cominci a vedere sotto, eccetera. Però lui aveva quest'idea che ci potessero essere due infiniti, e l'idea era, uno è l'infinito del mondo e l'altro è l'infinito di Dio. Quello di Dio è più grande, naturalmente, un secondo infinito. Incomincia a entrare in circolo, diciamo, tra i pensatori, l'idea che forse l'infinito non è uno solo, cioè ne possono essere due. Cusano, prima di Bruno, naturalmente, aveva avuto le stesse idee. Bruno, in un certo senso, era un seguace di Cusano, però Cusano era un cardinale, poteva parlare, no? E Bruno era soltanto un domenicano e finì male. E alla fine dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, ci fu un matematico che si chiamava Cantor, che ebbe l'idea, effettivamente, no, di dire, ma possiamo cercare di vedere se ci sono effettivamente più di un infinito? E l'idea sua fu, per esempio, no, quella di dire, qual è la differenza fra i numeri irrazionali e i numeri razionali? Sono la stessa quantità, lo stesso numero? È possibile mettere i numeri irrazionali in fila ed esaurirli tutti? E fece una dimostrazione che divenne famosa, si chiama il metodo diagonale, e disse no, perché se noi prendiamo una qualunque lista di numeri irrazionali, prendiamo per esempio solo numeri tra 0 e 1, no? Sono tutti del tipo 0, quindi non ci dobbiamo preoccupare dello 0, e di dietro che cosa c'è? Beh, ci sarà per il primo numero della lista ci sarà una serie di numeri interi, poi per il secondo numero della lista un'altra serie di numeri interi, poi una terza lista e così via. E supponiamo che questa lista contenga tutti i numeri irrazionali fra 0 e 1. Lui disse, non è possibile. Perché io adesso ve ne costruisco uno che è diverso da tutti quelli. Come faccio? Anzitutto sarà 0, perché deve stare lì dentro. Il primo numero, per esempio, supponiamo che cominci con 1, no? E lui dice, bene, il mio comincerà con 5, ad esempio, purché sia diverso da 1. Il secondo numero, non si sa, magari anche lui cominciava con 1, però il problema è qual è la sua seconda cifra. Supponiamo che sia 4. E lui dice, la mia seconda cifra sarà 8, per esempio. No? E così facendo, la prima cifra è diversa del numero che sto costruendo, è diversa dalla prima cifra del primo numero nella lista. La seconda cifra del numero che sto costruendo è diversa dalla seconda cifra del secondo numero. La terza dalla terza cifra del terzo numero, e vado in diagonale così. E alla fine questo numero è diverso da tutti, perché ogni cifra differisce dalla cifra
in quella stessa posizione, nella stessa riga, no, di questa lista. È una dimostrazione, ve l'ho accennata, se non l'avete mai vista prima, non vi preoccupate, no? È ovvio che la gente ci passa settimane, mesi, anni, no? Prima di riuscire a maneggiarle bene, no? Queste cose. Però l'idea di Cantor è questa, no? I numeri irrazionali, già quelli fra 0 e 1, sono di più dei numeri razionali, non si possono mettere in fila, no? E ce ne sono di più. E allora dice, ce ne sono due di infiniti. E poi però fece lo stesso gioco e si accorse che ogni volta che uno aveva un infinito se ne poteva fare uno più grande. Gli infiniti sono infiniti, questo diventa complicato perché quando uno dice sono infiniti, uno dice se ci sono tanti infiniti, qual è l'infinito dei numeri infiniti? No? Ce ne sono tanti. E quando uno però ha, per esempio, due infiniti, allora si prende i numeri reali, no? Che hanno tutti il loro bel sviluppo decimale infinito, e uno può fare come Giordano Bruno, dice bene, siamo arrivati fino qua, prendiamone uno per esempio, e poi incominciamo ad andare oltre e facciamo un secondo sviluppo decimale e lasciamo la prima parte invariata, cioè cominciamo a costruire altrettanti numeri che sta come una nuvola, no? Che sta attorno al primo numero che abbiamo scelto. E possiamo fare così per tutti i numeri reali. Ogni numero reale intorno c'è una nuvola di numeri che si chiamano iperreali, che colmano i buchi della retta reale, perché prima tutte il secondo infinito di cifre decimali era tutto vuoto, erano tutti zeri. Adesso abbiamo cominciato ad aggiungere quelli. Poi però una volta che uno comincia dice poi posso aggiungere un terzo infinito e così via. Ci accorgiamo che la retta dei numeri razionali, altro che colabrodo, aveva un sacco di buchi che sono stati colmati dai numeri reali, ma i numeri reali hanno un sacco di buchi che sono colmati dai numeri iperreali. Questi a loro volta ne hanno un sacco di buchi che sono colmati dai numeri iperreali e si va avanti così senza mai fermarsi. Cioè ci si accorge che quello che noi credevamo essere una retta continua, no? In realtà altro che è veramente un enorme colabrodo. Questo è un accenno di come il vuoto, no, nei numeri, perlomeno nei numeri reali, iperreali, eccetera. Oggi c'è un punto di fine, diciamo, un punto d'arrivo, poiché i nomi scappano, non si sa più come chiamarli, quello che ha inventato questo punto d'arrivo, che significa andare avanti all'infinito su tutti gli infiniti come decimali dopo la virgola, li ha chiamati numeri surreali. E infatti, no, questo è un ottimo nome. Se qualcuno è interessato, c'è una specie di piccolo romanzo, una novelletta di un signore che si chiama Knuth, che racconta come se fosse un romanzo come si costruiscono questi numeri surreali. E questo colma, diciamo così, no, il vuoto delle rette. Però uno dice, vabbè, ma perché motivo solo la retta? Se io prendo una superficie, per esempio, le superfici possono avere buchi? Beh, certo, possono avere buchi come se uno le pensa come piane, ma pensate per esempio a una palla, no? Un pallone. Beh, voi lo guardate, no? E il pallone non ha dei buchi. Se voi però prendete un salvagente, quella è una superficie che è chiusa, no? Se potete stare sempre sulla superficie senza mai finire, no? Dentro un buco, però se uno guarda dal di fuori dice ma come, non ti accorgi che c'è un buco in mezzo dentro il salvagente? Oppure se prendete un doppio salvagente o quei dolci tremendi, no, che fanno i tedeschi, che si chiamano pretzel, no, che hanno addirittura tre pezzi messi insieme, no, così, quelli di buchi ne hanno tre, no, e così via. E allora nell'Ottocento i matematici hanno cominciato a dire ah, anche questo è interessante, ci sono superfici che sono diverse una dall'altra perché hanno un numero di buchi diverso. E la sfera è diversa dal salvagente perché la sfera non ha buchi, il salvagente sì, il salvagente è diverso da un pretzel a due pezzi perché e così via. E quindi i matematici costruirono tutta una famiglia di superfici e capirono che tutte le superfici si possono ridurre a una di quelle, l'importante è il numero di buchi. Avevano ragione i vittoriani, no, a dire che insomma sarà nulla, ma è proprio quello che conta veramente, no, anche in matematica. E l'ultima cosa, poi finisco, che in matematica ci ricorda il vuoto, è
l'insieme vuoto. Ora, degli insiemi tutti sapete, perché probabilmente siete figli di quella generazione perduta, che non è quella di Gertrude Stein, no, dei nichilisti, che tra l'altro anche quello sarebbe un'immagine del vuoto, no? In nichilismo, eccetera, in filosofia, in letteratura, ma lo lasciamo ad altri sviluppare, no? Però in realtà voi siete figli di un periodo in cui o voi direttamente, quando eravate bambini, o voi come madri e padri avete insegnato ai vostri bambini la teoria degli insiemi. Una volta i bambini andavano a scuola, imparavano a fare le sottrazioni, le addizioni, le moltiplicazioni, no? 2 per 3 quanto fa? 6. Adesso gli chiede un bambino, dice, cosa fa 2 per 3? Dunque, 2 per 3. Devo prendere un insieme con 2 elementi, poi un insieme con 3 elementi, poi li mette insieme e dice, no, quella è l'addizione. Ah, come faccio a fare la moltiplicazione degli insiemi, eccetera. No? Questa barbarie della teoria degli insiemi, che in parte è dovuta a quel Cantor che ho citato prima, perché quando uno parla degli infiniti, quello è il modo in cui poi ovviamente deve farlo, no? In maniera molto astratta, no? Contano solo più gli insiemi e i loro elementi. Nella teoria degli insiemi, gli insiemi sono come delle scatole in cui dentro ci sono degli oggetti che sono i loro elementi, no? Ad un certo punto uno si è accorto che c'erano 2 cose strane in questa teoria degli insiemi. Uno è una scatola che uno apre e non c'è niente dentro. Questa è la scatola vuota, una scatola vuota, un insieme che non ha nessun elemento. Ma poi ancora peggio, questo è un po' difficile da insegnarla ai vostri bambini, no? Che sul tavolo dice, ma non ne vedi che c'è ancora una? Dice, no, vedo una scatola vuota, poi c'è una scatola con dentro una scatola vuota, una scatola con dentro una scatola con dentro una scatola vuota, eccetera, e sono tutte quelle, no? Dice, no, ce n'è ancora una, non la vedi? No. E la scatola che non c'è, è l'insieme vuoto proprio, che non ha nessun elemento, no? E allora la cosa interessante è che l'insieme vuoto, che non ha nessun elemento, è l'insieme che contiene l'insieme vuoto, che è una scatola che contiene la scatola senza niente dentro, sono 2 cose diverse. La cosa straordinaria è che agli inizi del Novecento si capì che tutta la matematica si poteva fare semplicemente partendo dall'insieme vuoto. L'insieme vuoto è l'analogo dello zero. Poi se uno vuole costruire il numero 1, che cos'è? Il numero 1 è qualcosa che ti fa pensare a un elemento, no? Allora tu prendi l'insieme che contiene l'insieme vuoto, no? E quello diventa il numero 1. E poi il 2 che cos'è? Beh, è una cosa che ha 2 cose dentro, ma tu ce l'hai già 2, c'hai l'insieme vuoto e l'insieme che contiene l'insieme vuoto, li metti dentro un insieme, quello è il numero 2, no? E puoi cominciare a costruire tutti i numeri partendo dal nulla. E non vado molto avanti in questo perché prima di tutto l'ora è tarda, ho fatto almeno 2 frasi troppo lunghe, no, in questa conferenza, no, a un certo punto mi sono fermato a metà per respirare, no, e quindi è bene finire, ma vi racconto soltanto più un episodio perché molti anni fa, 40 anni fa, io andai in Unione Sovietica, questo lo posso dire, non potrei dire Russia oggi perché no, subito mi arrestano, sono andato in Russia, pam, no? Però era Unione Sovietica, una cosa diversa, no? E l'Unione Sovietica era naturalmente un paese che non era proprio capitalista, era un paese comunista, no? Aveva idee completamente diverse dalle nostre. E mi ricordo che un giorno andai a Mosca e sono stato lì 2 anni, no? In Siberia io stavo, perché è un posto caldo, mi piace non stare al posto caldo così, no? Visitando appunto Mosca sono andato all'università e c'era questo famoso accademico che si chiamava Uspensky. E mi ricordo che, a parte tutti i cerimoniali che erano molto interessanti, perché quando uno è lì, gli accademici erano considerati, no, come alti gradi, no? Quindi lui decideva chi doveva entrare prima nella stanza, chi poi lui primo, naturalmente, no? Poi io che ero ospite, poi tutti gli altri, gli assistenti, idem per uscire, esci prima tu, no? Cioè, io guardavo queste cose un po' strano. E la prima cosa che lui mi chiese, mi disse, lei che cosa studia? E spero, mi disse, che non studi quella merda di teoria degli insiemi. Io ho detto, forse non ho capito, e poi il russo all'epoca non è che lo sapesse benissimo, no? Agli inizi, ho detto, mi scusi? Dice, sì, quella merda di teoria degli insiemi. Dico, scusi,
adesso non voglio sapere i fatti vostri, ma perché dovrebbe essere merda? E lui dice: perché quella è l'immagine del capitalismo, si parte da niente e poi si comincia questa accumulazione, no? Così, e alla fine si arrivano ad avere tutta la matematica, no? Senza niente sotto. E in effetti ho detto: vabbè, certo, questa è un'immagine metaforica, diciamo così, del capitalismo, e con questo appunto vi lascio non alla merda, no? Diciamo così, della matematica, ma nel caso che abbiate alcune domande da fare, sono qui a disposizione. Non mi dite che cosa ha detto, altrimenti mi tocca ripetere esattamente quello che ho detto finora. Per ora questa è la fine, questo è rimasto in piedi dopo l'intervento del ginecologo, quindi siamo contenti. Grazie per la vostra attenzione.